a tutti ragazzi, io sono Indo e benvenuti su Indo & Plants. Oggi vi mostrerò come creare un bellissimo terrario per un millepiedi. Allora, cominciamo subito. Per il progetto di oggi userò questo fauna box che ho comprato a un negozio di rettili vicino a casa mia, che è abbastanza grande, per il millepiedi che andremo a mettere dentro. E sì, cominciamo subito. La prima cosa che andremo a fare sarà prendere un po' di argilla spanza per creare il sistema di drenaggio. Mettiamola dentro. Ecco ragazzi, come avete visto ho messo un piccolo strato di argilla spanza e ora la prossima cosa che andremo a fare sarà mettere una rete sopra l'argilla spanza, molto fine per non far passare la terra e quindi andare a distruggere il sistema di drenaggio. Quindi dovete tagliare un po' di rete così, oppure potete anche usare tanto muschio per coprire, un po' quello che volete. Basta che funzioni in questo modo per bloccare la terra ad andare dentro il sistema di drenaggio. Ora la prossima cosa che andremo a fare sarà aggiungere dentro la terra. Io sto usando un mix di varie terre. Ci sarà scritto in descrizione che cosa ho usato per il mix di terra. Si deve fare un mix di vari tipi di terre e sabbia e cose simili, perché per i terrari bioattivi è molto importante, perché poi, visto che andremo a inserire degli insetti spazzini, tutte quelle sostanze o nutrimenti che ci saranno nei diversi tipi di terre diventeranno il cibo di questi micro insetti. Ecco ragazzi, perfetto, come avete visto ho inserito la terra, che ripeto, il mix che ho usato sarà scritto tutto in descrizione. E ora la prossima cosa che andremo a fare sarà aggiungere dei tronchi e delle rocce per decorare un po' il tutto. Ecco ragazzi, questo è come ho finito, cioè non è ancora finito tutto il terrario, però questo è come ho disposizionato, come ho posizionato tutti i tronchi e le rocce. Qua io ho creato una tana che va là tutto sottoterra fino a qua, gli ho messo dei tronchi qua e l'ho fatto tutto guardando su Google delle foto dell'ambiente naturale, dell'habitat naturale di millepiedi giganti africani, cioè il sottobosco del Kenya in Africa, e ho provato a farlo più simile possibile. E ora, senza dire altro, andiamo a mettere dentro delle piante. Perfetto ragazzi, come potete vedere ho finito di mettere le piante e tutte queste qua che vedete dentro sono tutte piante africane, perché volevo creare un biotopo di una foresta africana, perché come dal nome dice il millepiedi gigante africano è un millepiedi africano, quindi volevo creargli un habitat con solo piante africane di dove vive lui. E qua, se vedete, c'è un giacinto e dite che ci fa? E non so se lo sapete, ma originariamente i giacinti sono una specie africana, poi sono stati importati un po' in tutto il mondo, e lo stesso anche per tutte queste altre piante. Ora ragazzi, la prossima cosa da fare sarà mettere delle foglie, per lo stesso motivo che ho spiegato in altri video, che serviranno come cibo per la microfauna, cioè gli insetti spazzini, e anche serviranno anche per far nascondere il millepiedi. E ripeto, come ho già spiegato in altri video, basterà appoggiarle un po' così, un po' a caso, un po' dove vogliamo. Ho finito di mettere le foglie e come potete vedere ho anche aggiunto un po' di muschio. Ora la prossima cosa che vorrò fare è mettere un po' di sabbia rossa un po' sopra il tutto, perché come penso che sapete in Africa c'è molta sabbia. Ho messo anche la sabbia, la potete vedere un po' qua sopra il muschio e là. E ora l'ultima
l'ultima cosa da fare sarà spruzzare il tutto con uno spruzzino. Ho appena finito di spruzzare il tutto e ora, senza dire altro, andiamo a inserire il millepiedi. Ecco ragazzi, guardate che bello! Questo è il millepiedi gigante africano che ho comprato. Guardate piano piano come muove le sue antenne e le sue zampe. Andiamo subito a metterlo dentro. Per metterlo dentro ci basterà far prenderlo per così in mano, intanto lui si è appallottolato, e metterlo dentro. Tra un po' lui andrà via dalla sua palla, diciamo, e andrà ad esplorare il terrario. Appena comincerà ad esplorarlo, metterò un post sul mio canale, quindi se volete vedere il millepiedi che esplora la sua nuova casa, andate a vedere i miei post futuri. Quindi ragazzi, senza dire altro, il video finisce qui. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e da me questo habitat bellissimo per il millepiedi. Il millepiedi è tutto. Ciao!